Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Mereo, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, classico intervento il giorno dopo la partita del Cagliari. Cagliari 0, Napoli 5. Allora ragazzi, prima di partire con le classiche considerazioni, volevo fare due premesse. La prima è ringraziarvi perché tra ieri sera e stamattina il canale YouTube Andrea Mereo ha raggiunto e superato la quota dei 2000 iscritti. Quindi volevo veramente ringraziarvi di cuore. Purtroppo non è che mi senta nelle condizioni di festeggiare più di tanto, visto che comunque proveniamo da questa batosta contro il Napoli, però lo voglio considerare come una sorta di premio di consolazione. Per quanto riguarda invece la seconda premessa, riguardo al video post partita caricato ieri sera, ci sono state tantissime visualizzazioni, tantissimi commenti, tanti commenti anche di tifosi del Napoli. La stragrande maggioranza dei commenti da parte dei tifosi del Napoli sono stati veramente molto sportivi, molto rispettosi, quindi io vi faccio i complimenti. Purtroppo c'è stata anche una minoranza che ha criticato il mio intervento post partita, ma anche il mio intervento pre partita in cui dicevo che volevo vedere 11 donne in campo per quanto riguarda il Cagliari, pensando che io sperassi di vincere appunto contro il Napoli. Ragazzi, le cose non stanno assolutamente così. Ascoltate bene l'intervento perché ho come l'impressione che delle volte o non lo ascoltiate veramente bene attentamente, addirittura proprio non l'abbiate neanche ascoltato tutto e che guardiate soltanto il titolo e basta. Quindi mi raccomando, ragazzi, se andate ad ascoltare il mio intervento capirete che le cose non stanno assolutamente così. Detto questo, andiamo alle considerazioni il giorno dopo. È chiaro che commentare una sconfitta del genere così pesante è difficile. La tristezza, l'amarezza, la delusione ovviamente rimangono, più che altro perché sì, perdere contro il Napoli ci sta, ma in questa misura fa veramente molto male. E oggettivamente io avevo messo in conto di perdere contro la squadra di Sarri, ma speravo oggettivamente di non vedere un passivo del genere. Perché? Perché è vero che perdere 1-0 o perdere 5-0 alla fine nel concreto cambia poco, perché comunque sono sempre 0 punti che conquisti. Però a livello ambientale, di impatto sul morale, non soltanto dei tifosi, ma anche comunque dei giocatori, degli allenatori, insomma, assorbire un 5-0 non è sicuramente cosa semplice. Poi, che il Napoli abbia meritato di vincere con questo risultato, questo alla fine non mi sento neanche di criticare proprio così tanto il risultato. Perché? Perché il Napoli nel secondo tempo ha fatto assolutamente quello che ha voluto e ha legittimato sfruttando al massimo le occasioni che ha avuto. Quindi, cerchiamo rispetto a questa partita che cosa? Di prendere quel poco di positivo che ci può essere e di riportarlo a quelle che saranno le prossime partite, che sicuramente saranno partite fondamentali a incominciare da domenica contro il Genoa. Atteggiamento positivo nei primi 20-30 minuti mi è piaciuto e secondo me anche in qualche modo l'accorgimento tattico legato a delle scelte di Lopez fin dall'inizio secondo me hanno pagato da questo punto di vista. Una su tutte, Ann. Vogliamo vedere Ann, bisogna dire la verità. Ann ha dimostrato nella partita di ieri di poter dare qualcosa in più alla manovra del Cagliari, soprattutto alla imprevedibilità là davanti, perché nei primi 30 minuti soprattutto ha creato non poche difficoltà alla difesa partenopea. Poi, vabbè, c'è stato il momento del cambio, Lopez ha detto che aveva un problema al polpaccio, voglio credere appunto che le cose siano così. In ogni caso, mi auguro veramente che il nordcoreano possa recuperare perché lo vorrei vedere fin dall'inizio già nella partita contro il Genoa. Detto questo, ovviamente, oltre a Han che ha influito penso positivamente, in generale l'atteggiamento non mi è dispiaciuto da parte della squadra. La cosa però che appunto non posso tollerare, come ho già detto, è anzitutto che subisci il primo gol e appunto smetti di giocare, ti arrendi. E questo atteggiamento arrendevole ha facilitato assolutamente il compito degli uomini di Sarri, che ovviamente poi sono andati a nozze, quindi hanno palleggiato, hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Punto secondo, però, e qui torno per forza di cose al passato, a fare qualche passo indietro, questo atteggiamento, ragazzi, bisognava adottarlo in altre partite, perché erano altre le partite in cui il Cagliari doveva sicuramente vincere e senza andare troppo lontano. Contro il Sassuolo e contro il Chievo in trasferta, bene, questo atteggiamento avrebbe sicuramente pagato. Ovvio, ci sono poi gli episodi che possono andare contro o meno, ma intanto giocando in questa maniera
le probabilità di fare un buon risultato aumentano sicuramente. Quindi questo lo ridico perché comunque è giusto dirlo. Detto questo, ormai non possiamo più andare indietro, quindi né nelle partite che abbiamo perso, per il fatto quindi che ci siamo complicati la vita, né nelle scelte appunto della società, per il fatto che non c'è un vice Cicarini, eccetera, eccetera. Cerchiamo dunque di riportare questo atteggiamento, legato anche a accorgimenti tattici che comunque Mister Lopez ha portato, cerchiamo di riportarli subito nella gara contro il Genoa. Riguardo ai singoli dunque, oltre a menzione positiva per quanto mi riguarda, sia per Faragò che comunque ha fatto il suo, e soprattutto per Lico Giannis, che ho visto comunque in crescita, quindi un punto sicuramente positivo questo per quanto riguarda Lico Giannis. Barella, troppo falloso, assolutamente troppo falloso, e ieri ha rischiato veramente tante volte di finire anzitempo la partita. Padoin sicuramente non ha giocato la sua migliore prestazione, ma non gli voglio fare una colpa perché Pado ha giocato dovunque, quindi sto zitto in questo caso. Sulla difesa è inutile parlare, mi sembrerebbe di sparare sulla Croce Rossa. Alla fine non ne do neanche tante colpe perché comunque, insomma, Mertens, Calleon, Insigne non è veramente un compito facile. Certo, subire 5 gol è tanto, però non voglio dargliene poi così tante colpe. Riguardo invece all'attacco, oltre ad Ann, dico di João Pedro, che onestamente mi sembra un pesce fuor d'acqua e non capisco appunto se sia per un discorso tattico o sia per un discorso motivazionale, mentale, eccetera. Mentre Pavoletti, torniamo sempre al suo discorso, che se viene servito in un certo modo può sicuramente far comodo. Peccato ieri perché forse l'unico pallone buono che gli è arrivato è stato il cross di Faragò, dove ha colpito di piatto di destro. Purtroppo non ha colpito bene. Lì sicuramente eravamo sullo 0-0, magari trovando un gol la partita poteva cambiare, ma ormai, insomma, questo fa parte del passato. In ogni caso, ragazzi, che dire, questa è una partita che va assolutamente dimenticata. Sul risultato bisogna cercare di essere il più positivi possibile, anche se è difficile. Abbiamo veramente un mese e mezzo fondamentale. Avremo delle sfide complicate, avremo sfide fondamentali soprattutto in trasferta. Genoa, Benevento e ovviamente anche Hellas Verona sono tre trasferte che sono fondamentali, in cui non possiamo assolutamente sbagliare. Io onestamente non voglio stare a parlare di Lopez, cambi allenatori, qualcuno ha parlato anche di Rastelli. Per quanto mi riguarda, Rastelli è bene che se ne stia dove è, anche se Lopez oggettivamente le ultime settimane mi sta facendo arrabbiare sotto certi aspetti, e sotto certi aspetti sta facendo quasi degli errori simili a quelli di Rastelli. Quindi io mi auguro che Lopez possa svegliarsi da questo punto di vista. Però, ragazzi, c'è bisogno veramente del massimo sostegno alla squadra. Ragazzi, ormai la rosa è questa da qui a fine stagione, quindi non è che possiamo intervenire, fare, eccetera. Cerchiamo di stare vicino alla squadra e speriamo veramente che i ragazzi riescano, appunto, insieme al mister, a portarci questa salvezza che sicuramente non sarà semplice. Che dire, io non aggiungo altro, quindi ragazzi, fatemi sapere le vostre considerazioni ovviamente commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti, ovviamente forza, cassa a tutti. Ciao ciao!